fatto come genere, cioè definito Monster Jam. Secondo me è un errore di stampa, però vabbè. Io penso che sia una roba generale di dare il nome alle scene. Cioè di blues e di punk ce n'è sicuramente nella nostra musica, però se uno pensa al blues non pensa sicuramente a Monster Jam, è uguale se pensa al punk. Si sente che ce lo siamo ascoltati, che abbiamo preso da lì, però non... c'è anche, le prime cose, c'è anche Wave, secondo me. Sì, no. Beh, sì, il gruppo è iniziato come una roba no wave praticamente. Siamo sempre stati abituati a suonare moltissimo all'estero, soprattutto in Francia, un po' per la vicinanza con Torino, un po' per il fatto che tutte le prime uscite, i primi 7 pollici sono usciti per etichette per lo più francesi. Quindi. E effettivamente è il primo anno che facciamo tante date in Italia, perché abbiamo un'agenzia che ce le fa, perché sennò... No, in realtà in alcune parti d'Italia c'è una buona risposta del pubblico. Sicuramente siamo un gruppo nuovo per un certo tipo di scene in Italia, nonostante abbiamo fatto moltissime date a Bologna, XM24, no? Con questo tour qua stiamo suonando in un altro giro, forse un altro tipo di locali, quindi è come se fossimo praticamente il primo disco in Italia. Ed è stato poi mixato e le voci sono state fatte all'Outside Inside, però le prese di tutti gli strumenti sono state fatte nella fattoria di Boto, che è casa sua ed è anche la nostra sala prove da un sacco di anni. Abbiamo fatto le take là e volevamo farle, insomma, che sentisse che stavamo suonando, che non ci fosse niente di fake, e abbiamo fatto tutto in prima diretta per avere quelle voci. Tipo io che ho aiutato mano a registrarlo con il mixato, ho imparato un sacco sul fatto appunto del suono, in realtà cosa vuol dire avere un suono vero e non un suono che sia solo post-produzione. E invece era il nostro obiettivo, suono live, quello che si suona, si sente poi sul disco. E per farlo abbiamo bisogno di una stanza che era questa stalla, e poi ovviamente una volta delle riprese tutto mixato in studio. Comunque i pezzi di Sound of the Dust si prestavano, certo, a una registrazione del genere. Non avevano bisogno di una registrazione troppo pompata o barocca. Per gli addetti ai lavori non è stato aggiunto nessun riverbero e nessun compressore mixato. E nessun animale è stato maltrattato. Esatto. Diciamo fine anni 90, tutti gli anni che erano super precise, editate, così. Poi quando andavi a vedere le band al vivo, comunque non era l'album non era mai la fotografia di quello che era la band al vivo. Diciamo che in questi ultimi 2 anni c'è stato un ritorno del grunge, quindi differente. In realtà trovo che dai 50 ai 90 tutte le decadi abbiano proprio
proposto qualcosa, abbiano creato almeno un sound che valeva la pena ascoltare. Forse dopo che le cose si sono un po' accelerate. Il problema è che internet sembra una stronzata, però ha abbassato qualitativamente tantissimo il livello di ciò che viene proposto, perché tutti possono far sentire a tutti, e questo qua è democratico ed è giusto, però comporta anche che non ci sia più una selezione di quello che poi viene proposto. E è un po' un'anarchia che però non porta a far spiccare qualcosa o a dare un suono caratteristico o caratteristica. E il successo non ci ha cambiato, siamo sempre i soliti ragazzi di campagna, cugini di campagna di un tempo.